Cari Alfonso, Orietta, Sonia, Giulia e cara Pamela, cari coinquilini, anzi ex coinquilini, ho guardato da casa la scorsa puntata. L'ho guardata da casa mia e mi faceva una certa impressione osservarvi dall'esterno, senza essere più con voi. Voi lì, tutti agghindati, pronti per la serata di gala, e io nel mio letto a leccarmi le ferite di giorni dolorosi che ancora oggi faccio fatica a dimenticare. Pipponi, buonasera. Mi scorrevano davanti agli occhi i vostri volti, i vostri sorrisi. Forse eravate già pronti, e lo capisco, a voltare pagina e a dimenticare, perché in televisione succede spesso così. Tutto si consuma in fretta, si cambia registro come niente. Però non è andata così. Mano a mano che i minuti passavano e Alfonso continuava il suo racconto, i vostri volti sono cambiati. Si sono materializzati i casi di Ginevra e di Ciacci. Per la prima volta sono state usate parole pesanti come branco, bullismo. Per la prima volta si è parlato di indifferenza al dolore, di incapacità di rispondere a una richiesta di aiuto. Il mio dolore, la mia richiesta di aiuto. E all'improvviso ho capito, anche attraverso il vostro disagio, di essere riuscito in qualcosa di grande. Mettere a disposizione di chi ci guardava la mia esperienza di vita, le mie debolezze, i miei stessi demoni. Volevo lanciare un messaggio. Quello che solo insieme si può soffrire di meno, solo condividendo un dolore lo rendiamo meno pesante e insopportabile.